selezionare strumenti di caratterizzati da una tecnologia naturalmente che gli indigeni non avevano in quel momento, e i racconti sono anche stupefacenti da un certo punto di vista. Lo Spi aveva, in alcuni casi, aveva costruito dei fortini di zinco in mezzo alla foresta e mandava attraverso dei grammofoni la musica nella foresta, proprio per mostrare questo qualcosa, questa superiorità tecnologica. È interessante questo passaggio, questo racconto, perché ci fa capire come è vissuto l'incontro. Incontro è l'eufemismo più tremendo che si può usare in questo caso, lo scontro, ma spesso in Brasile si parla di incontro fra gruppi, no? In realtà era chiaramente uno scontro, e come veniva vissuto dall'interno. E una delle prime parole che si impara quando si studia antropologia è etnocentrismo. Un po' tutti noi alla fine abbiamo questo problema. L'antropologo è quello che cerca più di tutti di levarsi questo problema, che tutti noi però abbiamo in ogni parte del mondo, comunque esiste, che è la valorizzazione della propria cultura e la svalorizzazione di quella degli altri, per cui si pensa che tutto ciò che facciamo noi, questo noi può essere più o meno allargato, è superiore a quello che fanno gli altri. Bene, questo etnocentrismo è diffuso ovunque, anche all'interno delle popolazioni indigene, in varie parti dell'America Latina, non solo in Brasile, ma ricordo un passaggio interessante per cui, che mette proprio in contrapposizione quello che per esempio si dice ai bambini quando fanno qualcosa di male, no? Qua spesso storicamente si tirava fuori qualcosa che aveva a che vedere con l'etnocentrismo: se fai qualcosa di male arriva l'uomo nero, no? Ecco, queste cose succedono anche da altre parti. In Messico, all'interno di alcune comunità indigene in Messico, se i bambini fanno qualcosa di male, si dice: se fai qualcosa di male arriva un bianco che guida un maggiolino Volkswagen e ti porta via, no? Perché se voi siete stati in Messico vedrete, fino a poco tempo fa la maggior parte del parco macchine era maggiolino Volkswagen. Anche in Brasile, soprattutto negli anni 80, il Fusca o Fuschinha era caratteristico perché veniva prodotto lì, no? Però era diventato un simbolo della bianchitudine, diciamo così, quella bianchitudine che fa paura. E questo ci riporta a questi incontri che sono stati per gli indigeni in gran parte devastanti, anche se gli indigeni stanno resistendo. Se oggi sono 800.000, ma una decina d'anni fa erano molti di meno, quindi c'è comunque una resistenza indigena. Ma parlando di incontro, non possiamo dimenticare che in Brasile esistono gli indios isolados, cioè esistono dei gruppi che non hanno a tutt'oggi un contatto, non hanno mai avuto contatto con i bianchi. Queste foto forse le avrete viste anche ogni tanto, anche giornali mainstream, diciamo anche Repubblica, riviste, postano foto tipo queste, cioè foto scattate dagli aerei di popolazioni indigene che vivono in contesto amazzonico che ancora non hanno avuto contatto con i bianchi. Alcune di queste foto sono interessanti, naturalmente subito quello che ha colpito molti sono queste, come la foto che c'è a sinistra, ma spesso altre foto sono state scattate di indigeni che tendevano le frecce verso questi aerei che non sapevano probabilmente che cos'erano. Ecco, oggi rispetto ai gruppi isolados che esistono in Brasile, e alcuni sono anche di poche decine di persone, la FUNAI ha scelto come strategia quella di evitare che dei bianchi entrassero in contatto con loro, proprio per evitare che si diffondessero malattie. Questo non vuol dire che sono reclusi. Loro, gli indigeni, possono muoversi e entrare, magari arrivare in una cittadina e in un villaggio, anche se le cittadine in Amazzonia sono molto lontane l'una dall'altra. Però la FUNAI mette dei posti di blocco sui fiumi, perché in Amazzonia, diciamo, le vie di comunicazione principali sono i fiumi, mette dei posti di blocco per evitare che altri bianchi entrino in contatto con le popolazioni isoladas. Quindi questo esempio di una popolazione, di più popolazioni isoladas, era per farvi capire la ricchezza e la differenza che c'è in Brasile fra popoli e popoli con caratteristiche molto differenti fra di loro. Oltre ai popoli isolados vi sono anche gruppi come quelli
dove io ho fatto ricerca, che invece vivono nel nord-est del Brasile, al confine fra centro-est e nord-est, cioè al nord del Minas Gerais, quindi sulla costa ci dovrebbe essere un puntino rosso che si vede poco, però è quello stato là verso il posto sperato. Vivono qua e sono al confine con lo stato di Bahia. Come vedete dalle foto di indigeni vestiti in maniera sportiva, jeans, in altri momenti della giornata avrebbero dei bermuda, un paio di infradito, probabilmente la maglietta della squadra di calcio per cui fanno il tifo, del Flamengo, del Palmeiras o del Cruzeiro, di un'altra squadra. E quindi perché sono più meticciati? Come dicevo prima, perché vivono più vicini alla costa, e quindi dal 1500 fino ai giorni nostri hanno vissuto secoli di contatto nel quale, come tutti, hanno preso alcune cose della cultura non indigena. Non è nemmeno giusto in Brasile dire la cultura bianca, perché come dicevo prima la cultura brasiliana è bianca, ha caratteristiche afro-brasiliane, e anche appunto addirittura giapponese, asiatica, c'è molto in Brasile. Quindi anche loro hanno preso qualcosa, caratteristiche culturali, tratti, organizzazione sociale, dei non indigeni. E in più un'altra caratteristica differente: non vivono in contesto amazzonico, non vivono in quello che viene chiamato il polmone verde del mondo, non vivono in quella foresta, ma vivono fondamentalmente in una zona che è fra il Cerrado e il Sertão, savana di vegetazione di questo tipo, e sono stati riconosciuti come popolazione indigena solo alla fine degli anni Ottanta. Io ho passato 9 mesi fra loro in una prima ricerca, poi una seconda ricerca di 3 mesi, e ho studiato anche come si diventa, scusate la forzatura, ma come si diventa indigeni, no? Com'è che lo Stato un giorno ti riconosce e riconosce la tua terra come terra indigena? Terra indigena vuol dire riserva. Ma innanzitutto, una cosa fondamentale, le riserve indigene sono le terre dove vivono naturalmente gli indios, rimangono di proprietà del governo federale, ma sono in usufrutto agli indigeni, per cui nessun altro ci può entrare, nessun privato, nessuna azienda, nessuno ci può entrare per sfruttare né il territorio né le risorse minerarie che vi sono in basso. Questa dovrebbe essere la legge. Una legge, come spesso avviene in Brasile, che purtroppo in qualche modo, in un modo o in un altro, prevede che purtroppo non venga rispettata perfettamente. Ci sono invasioni da parte di, come ho detto, madereiros, ovvero coloro che sono interessati al taglio di legna, di alberi da legno prezioso e pregiato, garimpeiros, che sono coloro che sfruttano le risorse, vogliono sfruttare le risorse minerarie, quindi sono cercatori di pietre preziose, di metalli preziosi, e naturalmente agricoltori, l'agrobusiness, come viene detto in Brasile, ovvero coloro che sono interessati alle terre indigene per fare grandi piantagioni, spesso di soia o di altri tipi di vegetali o anche frutta, oppure pascolo. Questi sono i nemici degli indigeni a livello di, non tutti naturalmente, ma sono coloro che hanno più interessi sulle terre indigene. Un po' anche i militari, va detto, questo è un paradosso. In passato si pensava che avere la presenza degli indigeni, soprattutto in Amazzonia, quindi sui confini del paese, rappresentasse quasi una difesa, no? Perché gli indigeni erano considerati selvaggi e pericolosi. Oggi invece i militari dicono che avere queste terre in cui nessun altro può entrare è un rischio di perdita di sovranità
del paese, da parte del paese su queste terre, e quindi renderebbe il paese più fragile. Solamente che questo tipo di rivendicazioni non hanno molto senso, anche perché parlare di sovranità per quanto riguarda le popolazioni indigene in generale delle Americhe non ha senso, perché le loro rivendicazioni non sono mai state quelle di tipo autonomista, indipendentista, come avviene in Europa. Okay? Cioè, come avviene per quanto riguarda altri contesti, catalani, baschi e altre minoranze. Per quanto riguarda gli indigeni, è la volontà semplicemente di vivere in maniera autonoma, ma non di ambire a diventare uno Stato con la propria moneta, con i propri confini, ma semplicemente un territorio di poter vivere autonomamente, come quello che è garantito dalla Costituzione oggi in Brasile. Volevo appunto mostrarvi qualcuna di queste foto per far vedere appunto quanto in realtà ci siano comunità dalle caratteristiche differenti che hanno lottato in maniera tutte in maniera molto dura e anche con grande purtroppo spargimento di sangue per ottenere quello che è oggi il primo punto nell'agenda politica delle popolazioni indigene, se mi permettete questa forzatura, cioè la cosa che interessa di più loro, le terre. Gli Xaqueba hanno ottenuto le terre nell'87 dopo 50 anni che lottavano per queste, e lottavano naturalmente contro i fazendeiros, cioè i latifondisti della regione. Purtroppo le terre sono arrivate solamente in seguito all'uccisione da parte di dei pistoleros, si chiamano in portoghese, mandati da un fazendeiros, che hanno ucciso il leader, il cacique Xaqueba, del popolo che ho studiato, col quale ho convissuto. L'hanno ucciso nell'87 e dopo questa uccisione il caso è diventato un caso su tutti i giornali brasiliani, per cui si è parlato di etnocidio, e Rosalino, che è quello che viene commemorato ogni anno come il martire della lotta per la terra, ha perso la vita, e da quel momento il caso è scoppiato e si è velocizzato tutto e lui ha perso la vita. Gli Xaqueba hanno perso un grande leader, ma hanno ottenuto le terre. Quei tre bambini, quella foto in bianco e nero, sono i suoi figli, ed è interessante che tanti anni dopo, oggi, uno di loro, Domingos, è il cacique del gruppo, e l'altro, Zé Nunes, è diventato addirittura sindaco del paese fuori dalla riserva, è uno dei quattro sindaci brasiliani presenti oggi nel paese. Questo è interessante, ed è interessante come la lotta per la terra diventi talmente centrale nella costruzione dell'identità Xaqueba, dell'identità etnica Xaqueba. Io non voglio dire che gli indigeni costruiscono la loro identità, tutti costruiamo le nostre identità. L'etnicità è un processo di costruzione, ok? Non c'è nulla di naturale. Noi siamo italiani per un percorso storico, i francesi sono francesi per un percorso storico. Gli Xaqueba, nel costruire il proprio percorso storico, naturalmente si sono basati anche su un mito. Il loro mito è quello della onza cabocla. La onza è il giaguaro che è presente anche nella savana dove loro vivono, e il loro mito di fondazione è interessante che abbia a che vedere anch'esso con la lotta per la terra. Il mito racconta che una giovane India era triste e disperata perché sua madre non riusciva a avere abbastanza cibo per lei e per la famiglia, e quindi dice alla madre: mettimi in bocca in alcune versioni dice un pezzo di tabacco, in altre versioni dice un rametto. Chiaramente i miti sono trasmessi oralmente e quindi le versioni sono tante, e quando prende in bocca questo rametto diventa e si trasforma in un giaguaro, in una onza, e come onza subito va negli allevamenti dei fazendeiros e addenta una vacca e la porta agli indigeni per sfamare prima la sua famiglia e poi il resto del gruppo. E questo racconto ha varie versioni. Alla fine la ragazza aveva detto alla madre: quando torno rimettimi in bocca questo bastoncino e tornerò ragazza. La madre si impaurisce a vedere il giaguaro e non lo fa più, e quindi lei rimane come giaguaro. Ma i Xaqueba raccontano che quando fanno alcuni rituali notturni
riescono a entrare in contatto con la onza cabocla, cui nome Yaya, entrano in contatto con lei di notte nelle grotte, e lei racconta agli Shakaba tutte le strategie per riuscire a difendersi dai Fazendeiros. Quindi anche il mito di fondazione ha a che vedere tantissimo chiaramente con la difesa delle terre, e colpire una vacca e colpire dal punto di vista simbolico l'esempio più evidente è quello che rappresenta i latifondisti, ovvero il pascolo, l'allevamento, che era quello che gli indigeni non avevano. Quindi questo esempio, e metterò qualche foto alle mie spalle, racconta, passa qualche altra foto, racconta di come possono essere gli indigeni anche in un contesto non amazzonico, e quindi in un contesto più meticciato, un contesto di sertão, cioè desertico. E proprio su questo noi abbiamo scelto una canzone che si chiama Sertão das Águas, che sembra un po' un ossimoro, nel senso che il sertão è in Brasile simbolo della zona più desertica, simbolo è realmente quello che è più vicino a un deserto, nord-est, zone assolutamente aride, e dove l'acqua rappresenta qualcosa di assolutamente molto importante. Il rio San Francisco è il fiume più importante del nord-est. Sertão das Águas parla di questo dialogo anche fra zone desertiche e acque che rappresentano una grande speranza.